Due medici dell'ASL di Teramo sono stati insigniti dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il loro impegno nella lotta contro il Covid. Sono il dottor Pietro Romualdi e la dottoressa Ida Albanesi. Sì, è un importantissimo riconoscimento che oggi mi pregio di ricevere a nome di tutti i colleghi medici in qualità di coordinatore dei quattro presidi ospedalieri della provincia di Teramo. Un ringraziamento a tutta la nostra azienda, al nostro direttore generale che ci ha sempre supportati e fortemente voluto che noi oggi fossimo qui e speriamo di ritrovarci l'anno prossimo senza mascherine per poter essere ancora più uniti. Già un grosso passo in avanti è stato fatto, grazie anche ai vaccini. Già un grosso passo in avanti è stato fatto, confidiamo che ancora passi in avanti siano fatti nel prossimo imminente futuro, fino a raggiungere quell'agognata immunità di gregge che ci consentirà di riprendere, speriamo, una vita più normale possibile. I due sanitari hanno voluto ringraziare e condividere il riconoscimento con tutti i medici e gli operatori sanitari ancora impegnati nella lotta al coronavirus. Io ringrazio, un impegno sì, ma è una onorificenza, credo, rilasciata a tutto il mio team, a tutto il mio gruppo. Io lavoro col servizio di igiene pubblica, col territorio, e quindi forse il nostro direttore generale ha ritenuto di dare il mio nome perché sono storica di questo servizio, anche mi viene da dire per ordine alfabetico, Albanesi. Dietro il mio nome ce ne dovrebbero essere tanti, tutti coloro che insieme a me hanno continuato il lavoro iniziato insieme sul territorio, il contact tracing, la sorveglianza. Tutto quello che sul territorio ha accompagnato la lotta contro Covid-19, che continua ad esserci, e speriamo che presto potremo lasciare.